La memoria di padre Jacques Hamel, il sacerdote francese ucciso il 26 luglio scorso da due terroristi dell'Isis mentre celebrava la Messa, sarà ravvivata domani mattina nella cappella di Casa Santa Marta in Vaticano. Il suo nome e i suoi 58 anni di sacerdozio continuo senza mai andare in pensione saranno testimoniati dalla presenza di 80 pellegrini che arriveranno dall'Arcidiocesi di Rouen con l'Arcivescovo Dominique Lebron per partecipare alla messa presieduta da Francesco e il Papa celebrerà l'Eucaristia in segno di vicinanza ai familiari di Padre Jacques Hamel e di tutta la comunità di Rouen in Francia, così come si legge in un comunicato diffuso oggi dalla Sala Stampa Vaticana. Monsignor Lebron porterà con sé il breviario di Padre Jacques per lasciarlo giovedì sera alla chiesa di San Bartolomeo all'isola Tiberina, chiesa dedicata ai nuovi martiri. Uomo di pace con un certo carisma, discreto, affabile, sempre disponibile con chiunque e impegnato con l'imam locale in attività pubbliche per favorire la convivenza interreligiosa. Così è ricordato Padre Jacques dalla parrocchia di Saint-Étienne du rouvray nell'Alta Normandia. Dove il sacerdote con i suoi 85 anni si era messo a disposizione della comunità come viceparroco. Mai nessuno, compresi i musulmani locali, avrebbe immaginato che quel bravo prete sarebbe stato ucciso e per di più nella chiesa parrocchiale nel momento più alto come quello di una celebrazione religiosa. E tutti a Saint-Étienne de Rouvray ora danno il significato di un testamento spirituale alle ultime righe scritte da Padre Jacques per il bollettino parrocchiale del giugno scorso attenti a ciò che accade nel nostro mondo in questo momento pregate per coloro che sono più bisognosi, per la pace, per vivere meglio insieme.